Buongiorno ragazzi, Stefano Timolina, come sempre amministratore del gruppo ST, è sempre ovviamente in macchina. Ero appena messo giù adesso una telefonata con un mio amico, stavamo parlando di lavoro e lui a un certo punto dice: aveva dai Stefano, dai, chi si accontenta gode. E no, sono proprio quelle frasi fallimentari, no? Come quando uno dice l'importante è partecipare, ma non diciamo cazzate. Ma allora se uno va a correre perché vuole tendenzialmente vincere, almeno avere questa sfida, se no suicidati subito. Ma poi dopo che tu non vinci e dici va bene, però sono contento di aver partecipato, va bene, ma non diciamo che uno parte così dal presupposto perché ha già fallito. E quindi chi si accontenta gode non è proprio un cazzo. Capite che anche la frase, se ci pensate bene, logora completamente qualsiasi tipo di emozione. Cioè mi accontento, che quindi vuol dire spegnere qualsiasi desiderio che uno ha. E cosa devo fare? Mi accontento. Ho sentito una frase che mi faceva morire da ridere, però è vero. Pensate in un momento quando siete con la ragazza o il ragazzo e state facendo quelle robe là e uno gli va a dire mi accontento, non è proprio la stessa cosa di dire cazzo godo. Capite che le cose sono completamente diverse. Io da ogni volta io amo intanto balbetto, mi incastro, vabbè, io amo osservare osservare la vita, ma ascoltarci, no? Io sono uno che parla tanto, si capisce, però mi piace anche ascoltare gli altri e nelle frasi anche banali c'è un tantissimo di sapere, ma soprattutto si possono individuare anche la tipologia delle teste pensanti, a volte molto spesso non pensanti, però delle persone. Capite come già a me non mi viene voglia da dire mi accontento? No, io provo a dare il massimo, ma il massimo è questo, ragazzi. Ogni volta che io parlo si pensa sempre magari al lavoro, io in realtà, ci fate caso, parlo veramente in qualsiasi ambito. È come in una situazione di coppia, non puoi dire ok, ormai sto insieme alla persona, basta, sto tutto per scontato. No, perché così scontato non è, perché tu lasci così scontato le cose che oggi trascuri la moglie, domani la ritrascuri, oppure viceversa il marito, stai pur certo che, o pur certa che ci sarà qualcuno, magari il vicino, che ci pensa lui o lei a dargli le giuste attenzioni. Quindi non entriamo nella mentalità va bene, mi accontento. Non diciamoci, io non lo dico più ormai da anni, una volta le dicevo anch'io, ma non diciamocele più, perché chi si accontenta non gode. Godere vuol dire un'altra cosa. Quindi non accontentatevi mai, cercate sempre di fare di più in famiglia. Date, se potete, anche fare, non so, quella cena, quel fiore in più, diversamente anche la donna verso l'uomo, perché sennò si fraintende un po' il meccanismo, perché anche noi uomini abbiamo bisogno di attenzioni, eccetera. Detto ciò, bisogna sempre fare di più, cercando sempre di dire, finire la giornata, oh, cazzo, diciamo che ho goduto, può essere esagerato, però di fatto, mentalmente, proprio così, ma che bello, ho sistemato il giardino, sono fiero, sono contento, quindi in questo momento sto godendo di un'emozione bella. Quindi la stessa cosa nel lavoro: se dovete conquistare un raggiungimento in più, che sia economico, che sia di carriera, fatelo, date il massimo, perché vi posso garantire che vi sentirete degli Highlander. Vi sentirete degli Highlander e darete ancora di più, non solo nel mondo, ma voi stessi. Quindi ragazzi, la morale è: chi si accontenta gode è una grande cazzata, chi si accontenta e chi gode gode. Io cerco sempre di godere di più rispetto ad accontentarmi. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti!